Ragazzi, buon pomeriggio. Sto facendo questa diretta da questo paradiso veramente bellissimo. Ora non vi sconvolgete se si passa da questa immagine bellissima del Vesuvio e di questa chiesetta che sta sulla destra a me. Però c'è un messaggio bello che voglio dare. Esattamente un anno fa abbiamo fatto la prima full immersion di Libera le tue parole. È stata veramente una sfida emozionante. Prima non c'era mai stata fatta una full immersion fatta con queste modalità qua. Prima facevamo dell'altro, facevamo dei percorsi, ma senza tutto quanto quello che poi c'è stato in questo periodo, durante quest'anno. Stefano, buonasera. E quello che volevo dire è che innanzitutto sono rimasto veramente molto sorpreso, in maniera molto piacevole, dal fatto che due ragazzi del percorso di Libera le tue parole hanno preso l'iniziativa, senza dirmi niente, di fare una diretta bellissima questa mattina. E durante questa diretta, beh, si è parlato di moltissime cose, in particolare si è parlato di una grandissima evoluzione che c'è stata durante quest'anno. Stefano, se poi mi dai il feedback se la diretta si sente bene, così mi fa sapere, anche se il microfono non lo metto vicino. Quello che volevo dire e che sono veramente molto felice perché hanno parlato proprio di una grandissima evoluzione durante quest'anno. Ma la cosa figa è che non è che l'hanno parlato semplicemente a chiacchiere così per dire, lo hanno fatto dando l'esempio, dando proprio l'esempio di come si fa. Hanno dato proprio l'esempio di quello che hanno costruito, della libertà che hanno cominciato a costruire durante questi primi 12 mesi di lavoro intenso su di loro. Questa cosa qui, dobbiamo dirlo, ragazzi, non è da tutti. Lavorare in maniera intensa sulla propria comunicazione, ragazzi, non è da tutti, ma è una cosa fondamentale se veramente vogliamo raggiungere la nostra libertà. Io per riuscire a raggiungere questo tipo di comunicazione, ragazzi, ci ho dovuto lavorare. Non è stata una cosa immediata perché raggiungere la propria fluenza, riuscire a dire tutto quanto quello che si vuole, come lo si vuole, quando lo si vuole, intanto mi stanno mangiando le zanzare, dicevo, riuscire a fare tutto quanto questo non è un risultato immediato. È il risultato di un lavoro che dura nel tempo. È il risultato dell'utilizzo di determinati strumenti mentali e tecnici insieme e tutto quanto questo bisogna farlo giornalmente. Non possiamo assolutamente permetterci di non farlo giornalmente perché ragazzi, la balbuzia lo sappiamo benissimo, non va in vacanza, la balbuzia c'è ogni giorno, ci accompagna ogni giorno della nostra vita. E quindi noi non solo giorno per giorno, ma addirittura istante per istante dobbiamo continuare questa lotta, dobbiamo continuare questa battaglia. Battaglia che possiamo vincere solamente noi, ma non possiamo vincerla da soli se non abbiamo degli strumenti di un certo tipo, se non abbiamo in mano degli strumenti che ci permettono di avere veramente la possibilità di utilizzarli ogni volta che vogliamo e ogni volta che li utilizziamo di farci dire tutto quanto quello che vogliamo, non possiamo vincerla questa battaglia. Per tanti anni i ragazzi ci hanno detto che dobbiamo rompere quella roccia, prendi quella roccia e rompila, senza degli strumenti. Ma come faccio io a rompere, a spaccare a metà o in mille pezzi una roccia a mani nude? Se non ho gli strumenti giusti, se non ho il martello, lo scalpello, il martello pneumatico, il trapano, se non ho questi strumenti, come faccio a romperla? Io potrò starci lì per anni a battere la mano, mi uscirà solamente il sangue, mi spaccherò le ossa della mano. Quello che invece è troppo importante fare è utilizzare delle cose in maniera intelligente. Quindi voler rompere quella roccia, voler raggiungere l'obiettivo, ma farlo in maniera intelligente. Senza gli strumenti giusti noi non possiamo mai raggiungere la nostra libertà. Però purtroppo per tanti anni ci hanno detto di rompere questa roccia a mani nude. E invece quello che è importante fare, è importante comprendere qual è lo strumento giusto che ci consente veramente di abbattere, di distruggere questa roccia durissima. Perché ragazzi, la balbuzie è un insieme di massi, uno più duro dell'altro. Massi che ci portiamo sulla nostra schiena, come se li mettiamo all'interno di uno zaino, ce li portiamo per tutta la vita in giro per il mondo. E questo zaino, pieno di questi massi, pesano 100, 150, 200 kg. Cosa vuol dire camminare per tutta la vita con una serie di massi sulla nostra schiena? Ragazzi, è veramente una cosa molto molto pesante, veramente molto molto dura. Non è che è facile, infatti chi balbetta, ragazzi, vive una vita veramente molto pesante, molto stressante. È un peso che è indescrivibile per una persona che non ha mai vissuto questa cosa. Però
Quindi per questo, ragazzi, è troppo, ma troppo importante levarsi un po' alla volta, un po' alla volta, questi massi da questo zaino, da questa borsa, per cominciare veramente a poter spiccare il volo, a camminare, a vivere la propria vita, scusatemi, mi sono morso la lingua, a vivere la propria vita con leggerezza. E io veramente, da quando ho cominciato a vivere la mia vita con leggerezza, ho cominciato a vedere le cose diversamente. La balbuzia è da grandissimo limite, da cosa che ho odiato con tutta la mia anima, con tutte le mie forze, è diventata una delle mie più grandi alleate, perché a un certo punto ho cominciato a pensare: se non avessi avuto questo fardello, non avrei mai lavorato su di me in un certo modo. So che è una mentalità che è difficile da comprendere per chi proprio in questo momento sta vivendo la balbuzia, e magari potrà dirmi: Ottavio, ma che cazzo dici? Ma come fai a ringraziare la balbuzia? Come fai a dire che la balbuzia è una cosa bella? È una cosa bruttissima, lo so, ragazzi, è una cosa veramente molto brutta. Ma vi posso assicurare che una volta che si conoscono degli strumenti giusti che ci danno la possibilità veramente di poter essere liberi, non solo di parlare di come noi vogliamo, ma anche di pensare senza più pensare da balbuziente, pensare senza tutte quelle pippe mentali assurde, vi posso assicurare che il fatto di aver lavorato su tutto quanto questo, lo ringrazierete per tutta la vita, perché le competenze che potete raggiungere quando fate un lavoro su di voi, e non parlo solamente di un lavoro tecnico, e la maggior parte dei corsi sulla balbuzia si limita a un lavoro tecnico, io parlo di un lavoro su di sé a 360 gradi. Infatti è proprio quello che facciamo durante il percorso di Libera le tue parole. Andiamo a lavorare sulla persona a 360 gradi, perché per riuscire veramente a comunicare in un certo modo bisogna imparare quindi a pensare in un certo modo. Se io non penso in un certo modo, non agisco in un certo modo e quindi non parlo in un certo modo. Dobbiamo quindi dare alle persone degli strumenti che ci permettono veramente di vivere la vita in maniera completamente libera, non solo la comunicazione. Altrimenti io avrò sempre una vita limitata, e quello che purtroppo moltissimi corsi sulla balbuzia non comprendono, oppure moltissime persone che lavorano nel campo della balbuzia non comprendono, c'è un bambino, spero che mi sentite lo stesso, quello che molti operatori che vanno a lavorare nell'ambito della balbuzia non hanno compreso, che la balbuzia non è un fenomeno che riguarda solamente la nostra comunicazione, riguarda ogni aspetto della vita di chi balbetta, ed è per questo che è importantissimo andare ad agire sulla mentalità di chi balbetta, non sulla parola. Purtroppo però la maggior parte delle persone che lavorano in questo campo cercano di insegnare alla persona che stanno seguendo a parlare bene, ma è riduttivo. Non parlerai mai bene se non vai a ragionare bene. Devi prima ragionare bene, agire bene e poi parlare bene. Serve un percorso lungo. E quindi dicevo, ragazzi, il percorso che hanno cominciato a fare i ragazzi della diretta, penso che è veramente un percorso che sta dando grandissimi risultati. Ma non è finito. Smettere di balbettare è un percorso, ragazzi, lungo, perché bisogna proprio andare a estirpare la mentalità da balbuziente e installare giornalmente, istante per istante addirittura, non solo giornalmente, ma proprio ogni volta che decidiamo di agire, dei file nuovi. Questi file nuovi possiamo installarli semplicemente se abbiamo degli strumenti tecnici e mentali giusti. I ragazzi, come avete visto, hanno ottenuto dei risultati pazzeschi, altrimenti riuscire a gestire una diretta per tutto quanto quel tempo, e soprattutto riuscire a gestire una diretta con una tale competenza, non sarebbe stata una cosa possibile. Ci sono delle persone che non balbettano e che non riuscirebbero a gestirle in questo modo. Quindi figuriamoci chi balbetta. Il punto che poi ci tengo sempre a ricordare è questo: ma i ragazzi che hanno fatto la diretta prima hanno smesso definitivamente di balbettare? No, ragazzi, sono all'interno del loro percorso, sono ancora all'interno del loro percorso, perché, ragazzi, smettere di balbettare non è una cosa che possiamo ottenere in 7 giorni, in 11 giorni, in 14 giorni, in 21 giorni, neanche in un mese, serve tanto tempo. Quindi basta raccontarci quella favoletta dove in pratica basta fare un corso per smettere di balbettare, ma non basta neanche fare quella cosa dal logopedista o dallo psicologo dove si fa una volta a settimana, e i restanti 6 giorni della settimana che cosa fai? Come fai ad agire contro la balbuzia i restanti 6 giorni della settimana? Tra l'altro, purtroppo, tutte quante le persone che si sono rivolte a Libera le tue parole, nessuna è riuscita a smettere di balbettare solamente tramite
un percorso dallo psicologo o solamente tramite un percorso dallo logopedista, ma anche il percorso dallo logopedista e dallo psicologo insieme non basta per riuscire a smettere di balbettare. Perché? Perché comunque non vengono forniti gli strumenti giusti che ci consentono comunque di dire tutto quello che vogliamo sempre e di estirpare completamente la mentalità dei balbuzienti, ragazzi, perché bisogna essere eseguiti da qualcuno che c'è già passato e soprattutto bisogna essere eseguiti giornalmente, ragazzi, perché la balbuzie è una cosa che si ha giornalmente, si balbetta giornalmente, si balbetta tutto il giorno, questa è la cosa. E quindi bisogna rifocalizzarsi giornalmente con determinati strumenti, con determinati esercizi. Anche solo pochi minuti di certi esercizi possono farci rifocalizzare sulle azioni corrette che dobbiamo fare per estirpare giornalmente quella mentalità che purtroppo ci porta a balbettare. Perché ragazzi, ricordiamoci sempre per l'ennesima volta, è la mentalità da balbuziente che ci porta ad agire da balbuziente e che ci porta quindi a parlare, a comunicare come balbuziente. Dobbiamo proprio andare a estirpare il tutto dai tre piani della comunicazione, verbale, paraverbale e non verbale, partendo dal mentale. Questo, ragazzi, è quello che facciamo nel percorso di Libera le tue parole, per questo è un percorso impegnativo. Ovviamente, essendo un percorso impegnativo, ragazzi, io lo dico sempre, non possiamo lavorare con tutti, perché è vero che il percorso di Libera le tue parole è aperto a tutti, ma non è per tutti. Per questo motivo abbiamo deciso di lavorare con poche persone. Momentaneamente siamo pochi, ci sono pochi collaboratori, quindi preferiamo lavorare con poche persone e soprattutto con poche persone motivate. Preferiamo fare classi di lavoro piccole perché serve questa cosa per raggiungere risultati molto grandi. Se noi lavorassimo con tante persone insieme, momentaneamente non riusciremo a garantire i risultati che avete visto durante la diretta. Questa è la problematica. Se questa diretta è veramente su YouTube, per vedere i risultati basta entrare nel gruppo Facebook di Libera le tue parole, oppure basterà inserire la vostra mail nel link che sta qui sotto. Qui sotto su YouTube metterò il link dove ci sarà la possibilità di poter scaricare tutti quanti i materiali gratuiti, e tra cui metteremo anche la diretta che hanno fatto i ragazzi, perché è molto molto bella e molto istruttiva da vedere. Questa è la cosa fondamentale, ragazzi, non dimentichiamoci di questo. Quindi vi ricordo, per chi guarderà questa cosa da YouTube, ci sarà un link qui sotto per poter accedere ai materiali gratuiti di Libera le tue parole, tra cui ci sarà anche questa diretta. La diretta, non questa qui, ma la diretta dei ragazzi. Stavo dicendo, quindi, bisogna essere seguiti da chi ci è già passato, altrimenti i risultati, ragazzi, non si possono raggiungere. Bisogna andare a ripercorrere le stesse orme di chi ci è già passato. Magari chi ci è già passato poi ci può dire: guarda, questa strada non percorrerla così e così, va direttamente dritto, così eviti anche questo errore che io ho fatto. Questa cosa qua ci fa risparmiare anche moltissimo tempo. Io quello che vi posso dire è che, per esempio, i risultati di Marco e Stefano, che hanno ottenuto in 12 mesi, Marco e Stefano hanno anche incominciato il percorso avanzato per raggiungere ancora più risultati, questa è una cosa da dire, eh? I risultati che hanno raggiunto in 12 mesi io non li ho ottenuti neanche in tanti anni. Uno, perché ero solo e quindi non avevo nessuno che poteva farmi feedback e non capivo dove stavo sbagliando. Seconda cosa, perché non avevo ancora compreso bene gli strumenti nella maniera in cui poi l'ho insegnata ai ragazzi del percorso, e in particolare a Marco e Stefano, che sono stati i primi della full immersion dello scorso anno. Quindi questa è la cosa principale che bisogna comprendere, che bisogna essere seguiti, come quando si va da un personal trainer. Perché quando andiamo da un personal trainer abbiamo la possibilità di poter essere seguiti diversamente e quindi ottenere più risultati rispetto a quando ci alleniamo da soli. Perché uno, quando ci alleniamo da soli, cominciamo anche a raccontarcela di più, perché giustamente qualsiasi cosa, non c'è nessuno che ci controlla, non c'è nessuno che guarda i risultati, quindi non c'è nessuno che ci fa feedback, quindi possiamo anche scazzare e dire: vabbè, non mi alleno oggi, mi alleno domani. Invece no. Questo è un errore molto grande che io anche negli scorsi anni ho fatto. Non possiamo permetterci assolutamente di rimandare, di procrastinare, perché la balbuzie, se non la affrontiamo oggi, ragazzi, sarà sempre peggio. Ragazzi, fatemi grattare un attimo perché le zanzare mi stanno letteralmente mangiando. Se continuiamo a procrastinare, se ci programmiamo determinati allenamenti e non li raggiungiamo, è veramente un casino. Ma soprattutto c'è anche un'altra cosa. La cosa è che io non conoscevo ancora questi strumenti come li ho insegnati ai ragazzi, giustamente perché
ci sono stati anni di sperimentazione, anni di lavoro per riuscire a raggiungere questa tipologia di strumenti che poi oggi mi permette di poter parlare in questo modo, che permette ai ragazzi di poter parlare come stanno parlando. Ovviamente l'esperienza poi mia è diversa rispetto all'esperienza dei ragazzi, è normale che io ho una fluenza ancora maggiore rispetto alla loro, ma perché serve del tempo per rendere il tutto un'abitudine. Nonostante questo, comunque i ragazzi hanno raggiunto un livello pazzesco rispetto allo scorso anno, quindi questa è la cosa fighissima, che è veramente è troppo bella, e la libertà che si può provare. Ragazzi, io veramente non vedo l'ora di farla provare a quante più persone possibile. Quindi stavo dicendo questa cosa, che il percorso è aperto a tutti ma non è per tutti, perché preferiamo quindi lavorare con delle classi di lavoro piccole per garantire questi risultati molto alti, quelli miei, quelli dei ragazzi, e soprattutto per poter partecipare serve una selezione, perché non possiamo lavorare con delle persone poco motivate. Ci siamo trovati spesso a lavorare con delle persone poco motivate, che quindi potevano rallentare il gruppo o che quindi facevano perdere soltanto tempo. Quindi preferiamo dedicare il nostro tempo semplicemente alle persone più motivate, che veramente vogliono raggiungere dei risultati. Tra l'altro, delle persone più motivate evitano di levare il posto a delle persone motivate come loro. Perché se per esempio la persona non è motivata e comincia, fa la full immersion, comincia anche il percorso, a questo punto leva il posto per mesi a una persona che magari è più carica e più motivata. Quindi ragazzi, c'è bisogno di una selezione per poter partecipare. Per sapere che cosa bisogna fare, basta scrivere alla mail info@liberaletuparole.com e ovviamente là potete avere tutte quante le informazioni che servono per partecipare alla selezione. Ripeto, forse ho parlato un po' troppo veloce, info@liberaletuparole.com. Ragazzi, la selezione è fondamentale, purtroppo, perché veramente non possiamo lavorare con tutti quanti momentaneamente. Preferiamo lavorare direttamente con le persone più preparate, preferiamo non fare come quei corsi sulla balbuzia che fanno classi di 40-50 persone e poi tutti quanti continuano a balbettare. Per me quella cosa è ridicola, e per me che a causa della balbuzia ho sofferto veramente tanto, è una cosa che io non voglio più vedere, delle persone che fanno una cosa e poi dopo continuano a star male. Questa cosa per me è inaccettabile. Io che di corsi ne ho fatti tanti, vi dico che questa cosa, ragazzi, per me è praticamente inaccettabile. Ma voglio andare alla conclusione di questa diretta, perché le zanzare mi stanno mangiando, e soprattutto volevo dirvi questa cosa molto importante, che sono molto molto felice dei risultati che abbiamo cominciato a ottenere in questi mesi. Sono veramente dei risultati straordinari, perché straordinario è stato il modo per ottenerli. Straordinario cosa vuol dire, ragazzi? Extraordinario, fuori dall'ordinario. Quindi le azioni che sono state fatte per raggiungere questi risultati sono delle azioni fuori dall'ordinario. Perché se vogliamo ottenere risultati diversi, è folle fare sempre le stesse azioni. Vi siete, ragazzi, mai chiesti come mai in questi anni magari avete continuato a parlare allo stesso modo e ottenevate lo stesso risultato? Semplicemente perché avete continuato a fare sempre le stesse azioni, che derivano dalla stessa mentalità. Ragazzi, io ve lo dico, è molto probabile che i pensieri che avete oggi li avete anche domani, perché sono troppo radicati, e li avete anche tra una settimana e tra un mese, se non decidete di cominciare a modificare proprio questa cosa qua. Se non andiamo a estirpare la mentalità da balbuziente, continueremo sempre a fare questa cosa. Ma io ve lo dico, io se riprendessi ad avere quei pensieri, probabilmente comincerei di nuovo a parlare male, perché è una conseguenza naturale. Avere pensieri di un certo tipo porta ad azioni di un certo tipo e a comunicazione di un certo tipo. Ragazzi, da qui non si scappa, non si scappa proprio. E quindi, ragazzi, serve tantissimo impegno. I ragazzi della diretta di stamattina sono un grandissimo esempio di impegno straordinario, perché ripeto, le azioni sono state straordinarie, azioni fuori dall'ordinario. Finché continueremo a fare sempre le stesse azioni, otterremo sempre gli stessi identici risultati. Ragazzi, vedete questa diretta, per chi vede questa diretta, entrate nel gruppo Facebook e scaricate
all'interno del link che sta qua sotto tutto quanto il materiale gratuito per comprendere veramente cos'è la balbuzie, perché ragazzi veramente non si può vivere in questa prigione. E per chi magari è anche più pronto e vuole già provare a sperimentare gli strumenti di Libera le tue parole, ci sta la full immersion di Libera le tue parole, che consiste in 3 giorni di lavoro insieme, che serve per comprendere se questi strumenti di Libera le tue parole possono fare al caso nostro. E quindi, dopo aver fatto la full immersion, dopo si potrà scegliere tranquillamente se iniziare o meno il percorso. Io ho pensato a questa cosa perché per me era veramente ridicolo che le persone magari dovessero fare quello che io ho fatto per tanti anni. Io che cosa ho fatto per tanti anni, ragazzi, purtroppo? Per tanti anni mi sono iscritto a tanti corsi sulla balbuzia e credo di averli fatti quasi tutti quelli esistenti in Italia, tranne forse gli ultimi, quelli degli ultimi anni, perché spuntano come funghi. Quello che io ho visto è che mi facevano prima pagare, poi facevo il corso, non funzionava il corso e mi dicevano è colpa tua. Folle questa cosa qua. Allora io ho detto no, non voglio che le persone facciano la stessa cosa che io ho fatto. Prima devono sperimentare e con degli strumenti, e dopo aver visto se questa cosa può fare al loro caso, devono quindi scegliere se iniziare o meno questo percorso. Ovviamente la full immersion serve anche a noi per fare un ulteriore test e verificare se questa persona è veramente adeguata a partecipare al percorso. Oltre alla selezione che vi ho detto che c'è questa selezione prima della full immersion e anche durante la full immersion, per vedere, perché giustamente magari una persona durante la selezione prima della full immersion ci può dire ah, io sono molto molto motivato, viene presa, poi durante la full immersion non muovi un dito, e ragazzi non è che possiamo dare il posto a questa persona durante il percorso, cioè appunto ripeto, leva il posto a qualcuno di più motivato e non ne vale veramente la pena. Sono passati quindi 12 mesi dalla prima full immersion, non vediamo l'ora di fare la prossima, che ci sarà l'1, 2 e 3 novembre 2019. Ragazzi, sarà veramente una full immersion bellissima. Le persone che abbiamo selezionato sono veramente molto in gamba. Vedremo se passeranno anche l'ulteriore fase per partecipare al percorso, ma sono sicuro di sì, perché abbiamo selezionato veramente delle persone in gambissime e non vediamo l'ora di cominciare. Ragazzi, veramente viva le azioni straordinarie, ma soprattutto viva gli strumenti giusti. Senza strumenti giusti non andate da nessuna parte. Per questo scaricate il materiale gratuito e quando potete sperimentate questi strumenti, così la smettiamo di cercare di rompere questa roccia che rappresenta la balbuzia a mani nude, ma cominciamo a romperla veramente con il martello pneumatico. E vi posso assicurare, ragazzi, che gli strumenti che possiamo cominciare a imparare durante la full immersion e soprattutto durante il percorso, perché durante la full immersion si impara una piccola parte di strumenti, ma che già bastano per comprendere molte cose, ma soprattutto quelli che si imparano durante tutto quanto il percorso sono veramente degli strumenti potentissimi che ci danno la possibilità di poter dire tutto quanto quello che vogliamo, come lo vogliamo, sempre e comunque. Ragazzi, credo che ci sarà anche un po' di gente qua. Guardate che bellezza, guardate che bellezza questo posto. C'è pure quella ragazza lì, che è mia sorella, che è venuta dall'America. Ora le andiamo un po' a rompere il cazzo. Vediamo che dice. Angie, vuoi partecipare a una diretta che verrà vista da solamente 170 persone? No. Non vuole farsi vedere? Dai, fatti vedere. Vabbè, si potrà sentire solamente la voce. Comunque è mia sorella. Un po' di privacy. Vabbè ragazzi, volevo salutarli, quindi questa diretta è giunta al termine. Forse alla prossima diretta riusciremo a farci salutare anche da Angela. Da questo paradiso stupendo è tutto, ragazzi. Alla prossima. Angela, almeno fai ciao. Comunque si è vista l'occhiaia tipo panda. Un'occhiaia uscita fuori. Ciao.